Giorgio i primi festeggiamenti per i 200 anni dell'Arma Rivarolo, nuova scuola elementare entro aprile 2015. Castellamonte, Trash Art Gallery all'Ecocentro Techno Service. Pont, presentati il simbolo e il manifesto Alpes e poi a banchette l'ultimo dei carnevali partito dal castello. Ben ritrovati dagli studi del TG di Rete Canavese, la cronaca, i carabinieri di Settimo Torinese e del nucleo radiomobile di Chivasso hanno arrestato due ladri acrobati. Tentavano infatti di entrare nel centro commerciale Panorama a San Mauro in strada Settimo calandosi dal tetto con delle corde. In carcere un moldavo di 23 anni e un romeno di 32, entrambi senza fissa dimora. Sono stati bloccati dai militari allertati dagli addetti alla vigilanza proprio sul tetto dell'ipermercato. E la stazione dell'Arma di San Giorgio fu tra le prime ad essere istituite nell'allora Regno di Sardegna e le amministrazioni dei cinque comuni che fanno capo alla stazione con San Giorgio, San Giusto, Cuceglio, Montalenghe e Lusiglie, prime in Canavese, hanno festeggiato la ricorrenza del bicentenario dell'Arma. Nonostante i tanti cambiamenti e le tante traversie vissute dalla nazione, la missione dell'Arma dei Carabinieri non è mutata. La sicurezza dello Stato e dei cittadini rimane il timbro distintivo che caratterizza da sempre il carabiniere. Noi che abbiamo indossato gli alamari sappiamo che la devozione verso Stato e cittadini ci accompagnerà sempre, anche se in congedo, da molti anni. Gli alamari che ancora oggi portiamo orgogliosamente sulle nostre giacche non sono orpelli privi di significato, ma il simbolo della nostra missione, dei nostri sacrifici e della nostra storia. In 200 anni di storia l'Arma ha dato prova a più riprese di attaccamento ai valori della patria con il lavoro quotidiano dei suoi uomini e con il sangue da molti di loro versato per preservarla e custodirla. Sia quindi questa l'occasione per ringraziare e onorare tutti coloro che in due secoli hanno silenziosamente e con grandi sacrifici operato al servizio dello Stato e del popolo italiano, vestendo questa divisa. A nome di tutto loro e dei carabinieri in congedo che rappresento, vi saluto con il motto che da sempre ci accompagna nei secoli fedeli. Viva l'Arma dei Carabinieri, viva l'Italia! Bicentenario dell'Arma dei Carabinieri, la stazione di San Giorgio è una delle prime istituite durante il Regno di Sardegna. Io provo con certezza che nel 1933 c'era la brigata dei carabinieri, dei reali carabinieri a San Giorgio e ho mandato la documentazione. Io credo che la stazione di San Giorgio, come molte del Canavese e della campagna in genere, sia stata istituita dopo i moti del 21, non sia una delle prime del 1816, perché l'Arma è stata fondata nel 1814, sulla carta. Poi ha preso a fondare le stazioni nel 1815 e 16, ma qua e là, perché dove prendeva gli uomini? Non aveva le università dell'Arma, le accademie, non aveva la scuola allievi. Dove li inventava? Il nuovo re, cioè decaduto, tenuto 15 anni a bagnomaria e poi riportato al potere, Vittorio Emanuele I, che ha avuto il genio di costituire questa milizia, perché di milizia si tratta a quei tempi, non scopiazzandola, copiando tal quale la gendarmeria francese prima, imperiale poi, che in 15 giorni, dico 15 giorni, non 15 legislature come facciamo noi per fare una stazione cameriere o sopprimerla, in 15 giorni maresciallo Berthier istituì 2500 comandi della gendarmeria francese in Piemonte, efficientissima. Dopo il congresso di Vienna, la restaurazione, sto povero re Vittorio Emanuele I che torna e che vuol cancellare tutto quello che sa di francese perché gli ha creato dei grossi problemi, poi si
rifletti, tranne quello che conviene mantenere. E scopre così che c'era una polizia efficientissima in tutti i paesi, che si chiamavano brigate. Sentì i suoi consiglieri e sulla base di questa esperienza fondò i carabinieri, chiamandoli anche brigate le stazioni. Le stazioni vennero dopo e cambiò solo nome per un antico mestiere del gendarme. Li chiamarono carabinieri, dalla carabina di cui erano dotati. In realtà perché non voleva che sapesse di francese, di quell'esperienza, nacquero i reali carabinieri. Ma i militari dove sono? Dove li prende? Gli ex gendarmi della gendarmeria napoleonica e poi imperiale, i piemontesi, che quelli avevano cacciato perché non li ritenevano sufficientemente fedeli, accorsero tutti a fare carabiniere, tanto il mestiere era quello. Soltanto 8 mesi fa la Canale e la Satiz annunciavano la nascita del polo grafico torinese con un fatturato previsto di ben 85 milioni di euro, grazie al quale si sarebbe venuto a creare uno dei maggiori poli industriali di tutta Italia nel settore grafico. Invece, mercoledì prossimo, la Servizi Grafici di Borgaro, ramo d'azienda della Satiz, porterà i libri in tribunale e ben 194 dipendenti perderanno il loro posto di lavoro. Una situazione intollerabile che CGIL di Torino denuncia con un presidio permanente che è già cominciato nella giornata di ieri davanti alla sede dell'azienda di Borgaro in via Liguria. Rivisto e ridimensionato, ma ampiamente sufficiente a dare risposte alle esigenze dell'utenza, il progetto della nuova scuola primaria di Rivarolo è stato presentato ufficialmente. L'edificio dovrebbe essere ultimato già entro la prossima primavera. È stato rivisitato e quindi ridimensionato il progetto circa la realizzazione delle nuove scuole elementari. Quali modifiche sono state apportate? Sostanzialmente abbiamo lasciato quelle che erano le strutture principali, cioè, principali della scuola, quale la mensa, la biblioteca, i locali mensa, la biblioteca, la palestra e i locali amministrativi, sia presidenza, segreteria, nonché i locali per il personale ausiliario. Abbiamo rimodulato il discorso delle aule, nel senso che nel rispetto del decreto ministeriale del dicembre del 75 e quindi con le dimensioni appunto previste dalla norma, le abbiamo ridotte in termini di numero, nel senso che ci siamo rapportati con la dirigenza scolastica. Attualmente la scuola primaria ha 16 aule, quindi noi ne abbiamo create 22 più un'aula magna, e di queste 22 aule, che quindi sono già un di più, ci saranno anche delle aule da adibire a laboratori per i bambini. Chiaramente è stato un po' rivista anche la parte esterna, quindi è stato cassato la zona bar ristoro, come si è detto poc'anzi, anche la parte relativa ai parcheggi interrati, mentre è stata creata una zona di parcheggio in superficie con una viabilità che consente, quindi con un viale creato in modo da consentire l'entrata e l'uscita dei mezzi quali la scuola bus nonché appunto le macchine dei genitori, quindi con un parcheggio anche per i genitori. È stato creato il parcheggio per gli insegnanti, tutto in superficie, e quindi ritengo che anche avendo lavorato a stretto contatto con la dirigenza scolastica, la scuola che tra un anno, nell'aprile del 2015 abbiamo detto è prevista l'ultimazione dei lavori, dovrebbe essere strettamente così correlata con quelle che sono le esigenze della scuola stessa. Resterà una parte della struttura isolata e non utilizzata?
Sì, una parte della struttura dove appunto abbiamo visto che la parte relativa ai garage interrati e alle cucine della mensa, che comunque non servono perché la mensa viene servita da ditta esterna per tutte le scuole di Rivarolo, e nonché appunto la parte nei piani soprastanti relative ad alcune aule che non sono state fatte, verrà messa in sicurezza, quindi verranno fatte, scusate il termine non proprio tecnico, ma tecnico io non sono, verranno fatte delle tamponature, quindi la parte relativa quindi le finestre, anziché gli infissi, avranno queste strutture in plexiglass che comunque consentiranno di mantenere in buono stato la struttura appunto che rimarrà. Un domani poi si potrà, cioè tutto ciò che abbiamo fatto non incide sulla possibilità di poter patto di stabilità del bilancio permettendo andare a riprendere e quindi a risistemare anche questa parte, e sembra che ci siano le esigenze da parte della scuola. Contratto di manutenzione trentennale per l'azienda, dietro quale corrispettivo? Allora, il contratto è trentennale, il corrispettivo sono 35.000 euro e annui, e prevede anche l'utenza, quindi l'energia elettrica, pagheranno l'utenza elettrica, e quindi tutto ciò che attiene alla parte elettrica, e poi la manutenzione della scuola e anche della parte che appunto deve essere, diciamo, rimasta non utilizzata, e provvederanno anche a periodicamente a controllare se ci sono delle parti che bisogna un attimino sistemare, in modo da evitare che si possa danneggiare in qualche maniera. E per quanto concerne l'area ex Enel e l'attuale scuola elementare? Allora, l'area ex Enel rimane appunto, verrà trasferito il diritto di proprietà all'ultimazione dei lavori alla ditta, alla Riva Project, mentre l'area San Francesco rimane di proprietà del comune, quindi anche lì poi ci sarà un attimino da vedere insomma l'uso che se ne voglia fare. 1.600.000 euro destinati agli asili nido comunali a gestione diretta o indiretta del territorio di tutta la provincia di Torino. E questa è la cifra stanziata per il 2013 su trasferimento di fondi regionali per il funzionamento e la gestione delle strutture per la prima infanzia, approvata nella scorsa riunione della giunta provinciale. Ne beneficeranno, sulla base di criteri ben precisi e in misura proporzionale, i comuni in quanto gestori, che entro il 18 aprile alle 12 ne faranno domanda. Nel 2012 ad ottenere il finanziamento sono state 132 strutture. E l'ecocentro di Castellamonte per tutta la settimana sarà meta di scolaresche per una mostra, Trash Art Gallery, fra gioco e conoscenza del riciclo dei rifiuti. È importante partire anche dai bambini, voi avete anche una bella iniziativa, una mostra che è un po' un work in progress. Sì, noi abbiamo in verità due iniziative. Una è una mostra, durerà fino al 4 di aprile. E in questa mostra verranno praticamente esposti degli oggetti fatti con delle tipologie di rifiuti, usando dei materiali che derivano dai rifiuti, proprio per far vedere, far risaltare qual è l'importanza del recupero del materiale e del riciclo, per poter dare valore anche a quello che oggi è considerato rifiuto, perché questo è quello che poi nella sostanza, magari sotto forme diverse, però avviene nel ciclo del recupero. E la carta, la plastica, il vetro hanno un loro ciclo di vita che non è finito con la raccolta, ma poi prosegue, viene recuperato, usato come materia prima secondaria per produrre altri prodotti. E questa, diciamo, è una mostra che sarà aperta a tutte le scolaresche, e all'interno di questa mostra verranno proiettati anche dei video per spiegare appunto qual è il ciclo che subiscono queste materie che passano da rifiuto a materie prime secondarie. E un'altra invece attività
verrà svolta il 10 e l'11 in collaborazione col consorzio Comieco, che è il consorzio del riciclo della carta. Questa sarà più centrata sul riutilizzo della carta e è un'iniziativa che coinvolgerà sempre delle scolaresche attraverso un percorso sia di conoscenza di cosa avviene alla carta dal momento in cui viene raccolta al momento in cui finisce poi sui libri di scuola, sia all'interno del nostro stabilimento con delle visite guidate per capire come il materiale viene trattato, selezionato, pressato e poi spedito nelle cartiere. Con una giocata da soli 5 euro al Lotto Più ne ha vinti oltre 50.000. È accaduto a Caluso nella ricevitoria di Sabina Giacometto. Il fortunato ha scommesso sulla ruota di Palermo e pur avendo indovinato soltanto 4 dei 5 numeri che aveva scelto si è aggiudicato oltre 50.000 euro, 50.596 euro per la precisione, quasi il doppio rispetto ai 27.000 che avrebbe riscosso con la stessa giocata giocando invece al lotto tradizionale. Nella sala consiliare di Ponte c'è stata la presentazione del simbolo e del manifesto di Alpes agli amministratori di tutti i comuni montani, ai candidati sindaci, ai promotori di liste per le comunali 2014, alle associazioni e anche ai cittadini. Arriva in canavese anche Alpes, questa sera la presentazione, ma che cos'è? Alpes, innanzitutto Alpes non è un partito, non è un partito che si candiderà alle regionali come magari qualcuno possa pensare. Alpes è un simbolo che i comuni della montagna piemontese hanno deciso di adottare o perlomeno decideranno di adottare, indipendentemente che vadano a elezioni o no. Siamo stufi effettivamente di non essere ascoltati. Allora, in occasione di quello che è successo in questi ultimi 5 anni nella regione Piemonte, pensiamo che con lo scempio creato nello smontaggio delle comunità montane, la difficoltà di creare le nuove unioni montane, non essere stati ascoltati in Regione Piemonte neanche su una revisione della legge elettorale per far sì che ogni land del Piemonte avesse un suo rappresentante, a questo punto abbiamo pensato che la montagna piemontese si doveva attrezzare. Ecco che è arrivato Alpes. La meteora delle liste civiche delle terre alte potrebbe diventare un simbolo unico. Sì, è questo che in buona sostanza si vuole. Non si vuole assolutamente sradicare e snaturare i simboli delle singole liste civiche che campeggiano nelle Alpi, ma si vuole solo fare in modo che i simboli delle liste civiche dei singoli comuni permangano, ma si riconoscano in Alpes, in modo di che Alpes sia un cartello per poter far politica e far capire agli amministratori che stanno nel palazzo quali sono i bisogni della gente di montagna. Da Canosio fino in Canavese vuol dire che Alpes può fare rete. Alpes deve fare rete, è stato in qualche modo pensato per questo. È stato pensato perché 4 anni di collaborazione tra gli amministratori di montagna, a prescindere dalle teoriche appartenenze politiche, devono essere un valore che deve essere assolutamente tenuto in considerazione e ancora di più valorizzato. Abbiamo fatto battaglie comuni, ci siamo resi conto che non si può vedere in tanti modi diverso la montagna, soprattutto quella piemontese, che ha analogie, difficoltà, prospettive e possibilità che sono assolutamente comuni. Per come è vista la geografia politica delle vallate piemontesi, siamo sempre in qualche modo lontani dai centri nevralgici della politica, messi tutti insieme comunque rappresentiamo 700.000 votanti in Piemonte, 700.000 cittadini che in questo momento non hanno rappresentanza politica, ad esempio in Consiglio regionale. Non vogliamo assolutamente, non abbiamo l'ambizione a oggi di essere un movimento che rappresenta politicamente la montagna, ma vogliamo fare rete tra gli amministratori e le amministrazioni di montagna. Abbiamo la forza di farlo, la voglia di farlo, anche perché non abbiamo più alternative, quindi credo che dalla montagna piemontese possa ripartire un segnale di nuova gestione della cosa pubblica anche a livello regionale. Vogliamo provarci, stiamo girando il Piemonte per questo e già questo è l'aspetto positivo. È difficile far capire, soprattutto agli amministratori di lungo corso nei piccoli centri, che bisogna fare così?
È difficilissimo, ma è fisiologico che sia difficile. Chi pensa che il mondo finisca al confine del proprio comune probabilmente non si rende conto che il prossimo passaggio, se la politica nazionale e regionale non cambia, è la chiusura di ogni singolo comune di montagna e non solo. Se vogliamo ovviare a questo tipo di destino, dobbiamo assolutamente fare rete all'interno delle nostre vallate, quindi le unioni dei comuni sono l'unico soggetto che può gestire certo tipo di politiche di sviluppo montano. E se questo discorso lo allarghiamo appunto trasversalmente alle vallate, le amministrazioni fare rete tra di loro. Da soli non si va più da nessuna parte, se mai si è andato da qualche parte. E quindi oggi sempre di più, come dicevo prima, bisogna assolutamente far sì che gli amministratori che condividono una certa idea di sviluppo, che credono nell'autonomia, nella libertà, nella partecipazione, nel valore e nel patrimonio delle energie che sono autoctone della montagna, e nel concetto costituzionale della sussidiarietà, credano, e che credono in questo vuol dire che credono in Alpes, e credere in Alpes per chi fa l'amministratore di montagna significa aver già fatto un salto mentale che può portare forse a dare una svolta per i nostri territori. È in programma per domani, mercoledì alle 18, presso la Sala Santa Marta ad Ivrea, un incontro pubblico per affrontare la questione legata alla viabilità della zona di via Miniera, via Pinchie e via Laterale. E adesso andiamo a parlare di carnevali. Siamo quasi a Pasqua, ma ancora si festeggiano dei carnevali in Canavese. Banchetti ha festeggiato il suo nel weekend appena trascorso. Il cusate nella persona di Messer Claudio Bizzotto. La dolce cusatera, ecco a voi nella persona di Reana Borra. Viva la cusatera, viva la cusatera. E adesso vediamo i personaggi della 35esima edizione. La cusatera, com'è la cusatera di quest'anno? Allora, io sono Reana, sono banchettese d'adozione, nel senso che ho sposato mio marito che è nativo di Banchette, abitiamo ad Orio Canavese. E diciamo che hanno chiesto a lui di impersonare questo carnevale, io sono stata d'accordo, felice di farlo, e anche se non sono di Banchette spero di venire accettata comunque bene dalla gente. E adesso facciamo invece due parole con il cusate. Allora, io sono praticamente di Banchette, anche se da un po' di anni risiedo ad Orio. Ho frequentato la scuola elementare e le scuole medie qui a Banchette, ho il mio studio qui a Banchette, quindi il mio lavoro è qui. E sono veramente contento di aver impersonato il cusate, soprattutto in questa occasione con questa presentazione nel castello di Banchette, che nonostante i miei 53 anni non avevo mai avuto la possibilità di visitare prima. Contentissimo di tutto l'intorno che ci è stato creato. Auguro un buon carnevale a tutti, speriamo di divertirci tutti insieme. Anche quest'anno il Gran Cerimoniere è in dolce compagnia. Com'è questa edizione? Questa edizione è diversa da tutti ed è spettacolare, sicuramente. Quest'anno abbiamo il piacere di avere dei personaggi eccezionali, il re Biscottino di Novara con la regina e il gran Bicciolano di Vercelli con la sua compagna che sfileranno nel carnevale. È una novità per il carnevale di Banchette la sfilata storica, avremo
il gruppo di Montalto d'Ora con la qui presente Contessa Valesa, e abbiamo il gruppo del Conte Verde nato a Banchette in questi giorni con la Contessa Pinchia, rappresentante del castello di Banchette. Andremo fuori dal seminato rispetto agli altri anni, avremo un carnevale che non è solo di carri allegorici ma anche di gruppi storici, per migliorare sempre di più, come stiamo facendo, questo carnevale. Ecco, nell'interesse della cittadinanza e nell'interesse di tutta la zona, perché quest'anno richiamerà un mucchio di gente la nostra sfilata che faremo questa sera. Comunque è una sfilata originale e diversa dal solito. Appena trascorso è stato anche un weekend ricco di eventi sportivi. Nelle nostre edizioni di ieri abbiamo visto il servizio sul rally Ronde del Canavese, ma ha accompagnato una splendida giornata di sole, tanti partecipanti, sono stati ben 1200, anche la Gas Energy Rivarolo Half Marathon di domenica, che ha visto la maratonina sul classico percorso omologato di 21,097 km, questa valida come quarta prova del circuito Corri Piemonte su strada, la gara sui 10 km e anche una non competitiva invece su 5 km. Partenza dal centro Urban Center di Corso Indipendenza, Rivarolo, traguardo sulla pista di atletica del centro polisportivo. E se non fosse stato per alcuni disguidi e il disagio segnalato da diversi cittadini per via della chiusura delle strade, il bilancio sarebbe stato decisamente positivo. In molti hanno lamentato il fatto che attraversare Rivarolo è risultato impossibile per ore, con la viabilità non deviata ma interrotta. Per quanto riguarda la gara, invece, alcuni podisti della 10 km sono stati indirizzati su un percorso sbagliato e, percorrendo la strada più breve, sono arrivati tra i primi rispetto a quelli che si trovavano invece realmente in testa alla gara. Qualche discussione quindi all'arrivo, subito però rientrata con le scuse degli organizzatori, che hanno dovuto ripetersi al momento della premiazione, quando qui c'è stato un problema tecnico che l'ha fatta ritardare di oltre un'ora, creando un poco di tensione. Però vedete, i partecipanti sono stati davvero tanti, insomma Rivarolo e le sue frazioni sono state invase da tanti sportivi con a seguito le loro famiglie.
Era l'ultima notizia, le ultime immagini, quindi per questa edizione del nostro telegiornale che vi ricordo trovate sul nostro sito www.retecanavese.tv e trovate sempre anche sul nostro canale YouTube, basta cercare Rete Canavese. A presto con il prossimo telegiornale.